Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. L'Arezzo in primo piano, domani gli Amaranto saranno in campo a Pineto per l'ultima partita del girone eliminatorio della Puglia Scudetto. L'Arezzo può perdere anche con una rete di scarto per proseguire il suo cammino. Intanto è possibile il recupero di Damiani mentre è indisponibile Settembrini. Confermato tutto lo staff tecnico anche per la prossima stagione. Vieni alla vigilia della partita di Pineto, intanto c'è una novità, è stato confermato tutto il suo staff e quindi ripartirà con la sua squadra la prossima stagione. Sì, sono molto contento di questo. In settimana gli altri tre elementi Vettori aveva già fatto. Ne ho parlato i direttori, si sono messi d'accordo e io sono estremamente contento. Come si prepara questa partita di Pineto? Tra l'altro c'è un vantaggio non solo psicologico, perché basterebbe anche una sconfitta con un gol di scarto, però io non credo che l'Arezzo di Indiani faccia calcoli. No, 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 noi andiamo a fare la partita come abbiamo fatto domenica al Giana, chiaro, sapendolo, perché è ovvio che è giusto saperlo, è un'opportunità in più, però non certamente a stare, vabbè, dai, stiamo bassi, aspettiamoli sempre, ci basta perdere un gol di scarto, sarebbe un modo per perdere un due gol di scarto. Ecco, un avversario che lei già conosce per i trascorsi di Coppa, ecco, c'è anche una piccola rivalsa rispetto a quell'eliminazione. No, ma non nei confronti loro, assolutamente. Un po' di rammario per come siamo stati eliminati, ecco, è più per il modo, insomma, per la squadra che all'epoca fummo costretti a mettere in campo, con un sacco di infortuni e con la trasferta importantissima di Capurrano 3 giorni dopo. Ma è vero che lei avrebbe preferito continuare il cammino in Coppa? Sì, vedendo come, cioè, il calendario, come è andato il Pineto, praticamente ha fatto una trasferta sola e nel turno di riposo di campionato, che non è che ci mandava all'aria tutta la nostra programmazione settimanale, il rammario è doppio anche per quello. Domani lei potrebbe riavere un cambio in difesa, però gli uomini contati a centrocampo. Sì, siamo più o meno quelli di domenica scorsa, sì, spero di recuperare Polvani e avere un cambio in più in difesa, poi gli altri siamo gli stessi. Grosse novità nella San Giovannese, da ieri sera il sodalizio del Marzocco ha un nuovo direttore sportivo. È Marcello Bucciarelli, il nuovo direttore sportivo della San Giovannese. Dopo la separazione da Africano, il sodalizio di Piazza Casprini antepone la stanza dei bottoni alla scelta del nuovo trainer, scelta che comunque arriverà già nei prossimi giorni. Bucciarelli, ricordiamolo, è stato l'artefice tecnico dell'avvento del Badesse nel nazionale dilettanti ed ha un passato come osservatore per plurime realtà molto importanti, con nomi come Ancona, Empoli, Genoa e Perugia. Cristiano Caleri quindi diviene il team manager, Giuseppe Morandini rimane direttore generale. Di comune accordo poi con il nuovo allenatore, con più figure ancora in corsa per la panchina, il primo compito di Bucciarelli sarà quello di trattenere i nomi più importanti di questo campionato, da Cipriani a Bellini, da Sacchini a Zar, anche se non mancano per nessuno di questi proposte importanti, sia in termini di ambizioni che sotto il profilo economico. Per dare in ogni caso il via alle trattative, si attende la fine della stagione, una stagione ancora in corso per playoff, playout, nonché titolo nazionale. Il ritorno in Serie D del Sansepolcro dopo 5 anni non è sfuggito alla giunta Biturgense. Questa mattina cerimonia a Palazzo delle Laudi. Nell'aula consiliare è stata consegnata una targa celebrativa della vittoria, arrivata peraltro quando nessuno ci credeva più, proprio nell'ultima giornata. È stato il presidente Giorgio Lacrimini che ha ricevuto l'omaggio alla presenza della squadra di tutto lo Stato Maggiore della società bianconera. Tra l'altro un passaggio di consegne curioso, visto che fino a pochi anni fa il sindaco di Sansepolcro è stato anche il presidente del Sansepolcro Calcio e Lacrimini per anni un suo giocatore. Parliamo di basket perché siamo alla vigilia importante dell'inizio dei playoff per la finale tra il Prato e l'Amen Scuola Basket Arezzo. Sentiamo Evangelisti. Evangelisti, ci siamo, iniziano le partite della verità. Inizia la finale, la cima della montagna. Abbiamo fatto un'annata straordinaria, in crescendo. Probabilmente nessuno ci sperava neanche di arrivare in finale a maggio.
e adesso ce la vogliamo godere tutta e daremo il 110%. Non ci sono segreti tra voi e i vostri avversari? Ma ormai li conosciamo bene, ci abbiamo già giocato, ma ci abbiamo giocato anche gli anni passati. C'è tanti fattori, c'è il fattore campo, c'è il fattore emotivo, il fattore stanchezza, il fattore tattico, conterà tantissimo anche il cuore. Ecco, il fattore mentale forse potrà essere decisivo? Ma sicuramente, noi veniamo da due storie diverse, loro sono partiti benissimo, sono sempre stati fra le prime quattro del campionato, noi invece siamo rimasti aggrappati alle prime posizioni nel girone d'andata, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno e loro invece hanno avuto un calo l'ultimo mese e si sono ritrovati a fare i playoff anziché andare in promozione diretta. Hai tutti gli uomini a disposizione? Sì, siamo tutti a disposizione, abbiamo qualche acciacco, qualcuno stanco, ma penso che dalla palla a due non si senta più niente e ci divertiamo. Ti preoccupa il fattore campo nelle prime due partite? Ma a dirti la verità dovrebbe preoccupare, ma in realtà noi le migliori partite le abbiamo fatte tutte fuori casa, quindi sono molto fiducioso, i ragazzi sono tranquilli, carichi, no, non c'è pressioni, sanno quello che devono fare, quindi no, non sono preoccupato. Torniamo a parlare di calcio, posticipata martedì prossimo la partita dell'ACF Arezzo con il Ravenna. L'orario è per le 15, la richiesta del sodalizio giallo-rosso è arrivata a seguito dell'alluvione che ha colpito la Romagna e portato numerosi disagi anche allo sport di tutta la regione. Non ci sono stati problemi ad accogliere questo differimento della data. La società Amaranto ha espresso solidarietà al sodalizio romagnolo e speriamo che questa partita possa essere disputata, perché le previsioni meteo non dicono nulla di buono, soprattutto per la zona di Ravenna. Torna un grande appuntamento con il ciclismo sulle strade della Val di Chiana. Domani a Broglio si disputa il Gran Premio Fans Club Daniele Bennati, gara riservata alla categoria junior. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno deciso di togliere il tratto di strada sterrato, la partenza sarà alle 14 anziché alle 14.30 come previsto in precedenza. Tra le squadre più in vista la World Service e la Country Autozai, squadre che frequentano le corse nei piani alti e hanno atleti competitivi. Tra le toscane, occhio al team Ballerini, arrivo previsto verso le 16.30, resta l'incognita della condizione meteo. Nella sala del Consiglio Comunale di Città di Castello, presentazione del torneo in amicizia, quadrangolare di calcio tra le squadre dell'amministrazione comunale, i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. Era un torneo che doveva iniziare oggi, poi il meteo ha costretto a spostare tutto. A Città di Castello torna una classica di primavera, che è il torneo fra le forze dell'ordine e il comune. Quando si giocherà? Il trofeo, il secondo trofeo dell'amicizia, è un appuntamento che questa amministrazione ha fortemente voluto grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine. La data era prevista per il 20 maggio, ma purtroppo causa maltempo si slitterà per il 16 di giugno. Un appuntamento che Albernicchi mette in collaborazione, in sintonia, chi opera nel territorio. È un appuntamento appunto caratterizzato dall'amicizia, ma anche dalla voglia di stare insieme, che non è solo quello operativo che quotidianamente viene svolto, ma anche quello di creare relazioni fra istituzioni e mondo delle forze dell'ordine. È tutto per lo sport, vi ricordo domani l'appuntamento con la diretta di Pineto Arezzo a partire dalle 14.58. Buonasera.